Le frittelle di mela sono senza dubbio il dolce più fatto in Italia, davvero lo fanno tutti in casa e sono senza dubbio anche le più buone, sono le frittelle preferite con uva passa, senza uva passa, in mille modi, però la frittella di mela è meravigliosa. Oggi con questo video ne vediamo la versione che probabilmente è più semplice di tutti, però anche per fare questa versione bisogna stare un po' attenti ai dettagli se vogliamo un ottimo risultato. Quindi vedremo anche i piccoli errori più comuni, ma vediamo gli ingredienti. Usiamo 2-3 mele, gialle o rosse, purché siano molto mature e belle profumate. 20 g di zucchero, di solito uso lo zucchero di canna, ma in questo caso no, perché sennò lo zucchero di canna mi fa venire scura la pastella. 130 cc di latte, della cannella in polvere e dell'aroma di vaniglia. Servirà anche un uovo e a piacere un pizzico di sale, 130 g di farina 0 o 00 e sempre a piacere anche una mezza bustina di lievito se li volete belli gonfi come questi. Il lievito non l'ho scritto perché è veramente facoltativo, io verso la fine, dopo vi farò vedere, ho utilizzato meno di mezza bustina di tremor tartaro. Per prima cosa prendiamo il nostro uovo, dividiamo il bianco dal rosso, il rosso in una bacinella più grande e il bianco in una più piccola. Il bianco lo montiamo a neve ferma, in pochi minuti un uovo sarà montato. Con le stesse fruste passiamo al giallo che montiamo con i 20 g di zucchero. Ho fatto prima il bianco perché dal bianco possiamo passare con il rosso senza lavare le fruste, mentre invece il contrario non lo possiamo fare. Lavoriamo il rosso e l'uovo con lo zucchero per 2-3 minuti e poi aggiungiamo la metà del latte e la metà della farina. Bisogna fare un po' alla volta perché altrimenti ci fa i grumi. I primi giri fateli senza accendere la frusta, altrimenti vi volerà farina in giro per tutta la cucina. Poi accendiamo le fruste lentamente, cominciamo a girare e poi acceleriamo. Dopo un paio di minuti aggiungiamo il resto del latte e il resto della farina. Se volete mettere il pizzico di sale di cui parlavamo prima, questo è il momento buono. Io non lo metto perché non mi piace. Ci metto un cucchiaino di aroma di vaniglia, in questo caso è vanillina. E ci metto la cannella in polvere, che con la mela ci sta veramente, veramente benissimo. Ora, questo impasto bisogna lavorarlo per almeno 3-4 minuti. Bisogna farlo diventare bello sfumoso come vedete e aggiungo ora il mio tremor tartaro, meno di mezza bustina come vi dicevo prima, comunque si può anche non metterlo, lo metto giusto per dare quella rotondità in più all'impasto quando friggerà. Come vedete il lievito ha fatto il suo lavoro, sta già iniziando a fare le bollicine. A questo punto aggiungo il mio bianco che era lì in un angolino ad aspettare, come vedete è ancora perfettamente montato a neve ferma e lo verso tutto dentro nel composto giallo e dal basso verso l'alto incomincio a girare con un cucchiaio, una spatola, una leccapentole, quello che volete, dal basso verso l'alto e lentamente in maniera di non far uscire tutta l'aria. E ora preparo le mele, le sbuccio come si deve. Se si è abbastanza veloci la mela non farà in tempo a diventare scura, sapete che le mele diventano molto velocemente scure perché contengono molto ferro e quindi sarò veloce e non diventeranno scure, una volta dentro la pastella non si ossideranno più. Le taglio a fette piuttosto spesse, quasi un centimetro, perché sennò una volta cotte si rimane attaccato niente perché si riducono, quindi devono essere un po' spesse, anche perché la cottura sarà perfetta con la mela un po' spessa. E con un copapasta gli faccio un bel buco in mezzo per tirar via il torsolo. Potevo usare anche un cavatorsoli, però il cavatorsoli a volte si va storti, a volte non spacca la mela. Io preferisco far così, prima taglio le fette e poi tiro via il torsolo con il copapasta. Però se avete il cavatorsoli e volete usare quello, va benissimo. Se non avete né il cavatorsoli né il copapasta, va benissimo un giretto con un coltellino, basta stare attenti. Se volete insaporire ulteriormente le mele potete metterci un cucchiaio di zucchero, un mezzo limone spremuto, dagli una mischiatina, poi le asciugate dopo 10 minuti di marinatura e le mettete nella pastella, però è abbastanza superflua come operazione. Mentre nella pastella qualcuno ci mette anche del limone grattugiato, che non è per niente una cattiva idea, è buonissimo, se volete potete farlo, o anche di arancia.
una volta messe le mele nella pastella, bisogna girarle bene in maniera che la pastella vesta bene tutti i lati della mela, così non si ossiderà e potremo tranquillamente procedere all'operazione di friggitura delle nostre frittelle. Ecco qui una bella pentola con i bordi alti con dentro olio di semi abbondante. Facciamo la prova bastoncino con la mia pinzetta leggermente sporca di pastella per vedere quando frigge l'olio. Vi faccio vedere un piccolo segreto, un piccolo trucchetto. Come avete visto, ho messo dentro le bacchette e friggevano, ma l'olio in verità non è abbastanza caldo. Vedete come faccio? Li metto dentro, aspetto un attimino, sì, frigge, ma non abbastanza forte, deve proprio muoversi bene l'olio, ecco, un po' più di così. Metto dentro una mela, vedete che non è caldissimo l'olio, vi faccio vedere la differenza che c'è tra una frittura messa dentro al momento giusto, con l'olio bello caldo, e una frittura invece messa un po' in anticipo, come ho fatto io. Ecco, vedete, quella di destra è la prima che ho messo, quella di sinistra è la seconda. Come vedete, la temperatura dell'olio vuol dire molto. Quindi torniamo alle nostre mele. Prima di metterle dentro nell'olio gli do un'ultima giratina per fargli appiccicare addosso, per fargli vestire più pastella possibile, e le metto dentro nell'olio che, come vedete, adesso è molto ben caldo. Se avete un termometro da cucina potete utilizzarlo, a una temperatura di 170 gradi. Questo è un altro trucchettino molto interessante: tenete pulite le vostre bacchette, il vostro mestolo o palette che usate per girare le mele, così lavorerete meglio e non vi si appiccicheranno le mele alle pinze o alla paletta o quello che utilizzate. Le mele nell'olio friggono piuttosto velocemente. Una volta che è colorato la pastella, che ha preso questo bel color nocciola, sono pronte. Non c'è bisogno di provare se sono cotte, state tranquilli che sono cotte. Un'altra cosa piuttosto importante è quella di non caricare troppo la pentola di frittelle, perché se ne mettete troppe e si toccano una con l'altra, dopo vi si appiccicheranno e vi si complicherà la vita. Per risparmiare magari un minuto ne fate 3 o 4 appiccicate una all'altra, e non sono belle perché poi si rompono, poi lavorate scomodi, e soprattutto attenti a questo, visto? Ecco, state molto attenti, non mollate la mela finché non tocca già l'olio, altrimenti schizzate in giro e non è solo sporcare la cucina, è facile scottarsi. Dunque, appoggiamo le nostre frittelle dorate su un panno da cucina di carta assorbente, così l'olio caldo andrà subito verso il basso e andrà subito ad essere assorbito dal nostro panno carta, usate un po' quello che preferite. E ora andiamo a impiattare le nostre frittelle. Le frittelle di mela sono buone sia calde che fredde, ma secondo me sono perfette mangiate ancora tiepidi, con sopra un po' di zucchero a velo e basta. Siccome anche l'occhio vuole la sua parte, quindi bisogna fare un piatto bello, perché dopo tutto sto lavoro, se le buttiamo là in un piatto messe male, insomma, non ha senso. Quindi mettiamole bene in un piatto, ben distribuite, anche in un piatto rotonda, con sotto magari della carta paglia se ce l'avete, o una carta da torta, quello che preferite, e gli mettiamo sopra dello zucchero a velo, magari utilizzando anche un colino, così sarà distribuito meglio lo zucchero, oppure l'apposito bussolotto, quello che si usa sempre per lo zucchero a velo. Ecco pronte le nostre frittelle di mela. Il profumo è incredibile, e anche il sapore. E io vi giuro che le ho lasciate sul tavolo 10 minuti dopo aver mangiato stasera e i miei ragazzi le hanno fatte fuori in un attimo. Non c'è stato neanche bisogno di dirlo. Le ho lasciate lì, dopo un'ora sono andato a vedere, non c'era più niente, solo il piatto vuoto. Nei prossimi giorni pubblicherò anche delle frittelle di mela con uva passa, però quelle fatte a nuvoletta, con dentro la mela tagliata a pezzettini piccoli. Quindi, se volete, iscrivetevi al canale per vedere la prossima ricetta. Dopo, se volete, andate anche in descrizione, sotto al titolo, a visitare il link dei miei social e di tutte le attrezzature che utilizzo per creare i miei video. Lasciate like, condividete, e grazie a tutti per la visualizzazione. Ciao a tutti da Gabriele, alla prossima ricetta!